A volte un semplice disegno, uno sticker, un segnale possono aiutare moltissime persone. Possono aprire la mente e evitare anche cose imbarazzanti, discorsi tipo. Perché vi dico tutto questo? Beh, dovete vedere e ascoltare assolutamente la storia di oggi. È particolare, diversa e triste. Non so in quanti siano passati nella stessa situazione dei genitori di cui andremo a parlare. Prima di tutto, ciao dal vostro top tenner di quartiere in questo nuovo video, dove racconterò semplicemente una storia e se avete già chiamato i parenti e amici e siete seduraiati, cominciamo! Al Kingston Hospital nel Regno Unito una mamma stava tenendo in braccio i suoi due gemelli, nati da qualche giorno, erano molto agitati e continuavano a piangere. Ad un certo punto si era girata verso un'altra donna di nome Millie Smith, che stava tenendo la sua neonata Kelly, insieme al suo partner Lewis, dicendo questa frase: «Quanto siete fortunati ad averne una sola!» Millie era scoppiata a piangere, e Lewis l'aveva confortata. «Come mai?» vi starete chiedendo. In fondo era solo una frase ironica, non aveva cattive intenzioni quella donna. Beh, questa è proprio la storia di Millie e Lewis e della farfalla viola che avrebbe evitato a lei e a tante altre donne di piangere. Ma andiamo con ordine. La coppia dopo tanto tempo era riuscita a realizzare il sogno di avere dei bambini. Finalmente Millie era incinta e i dottori le dissero che addirittura avrebbe avuto due gemelle, entrambe femmine. Insomma, tutto sembrava procedere benissimo, una notizia più bella dell'altra, e in entrambe le famiglie negli anni a venire ci sono stati molti gemelli. Quindi sarà stata la genetica a portare fortuna, chi lo sa. Ma a 12 settimane dall'inizio della gravidanza qualcosa non andava. La donna era andata dal medico a fare un controllo di routine quando le diedero una notizia. Una notizia che avrebbe portato alla depressione qualunque madre. Una delle bambine che avevano deciso di chiamare Sky sarebbe nata con l'anencefalia, una malattia incurabile. È una gravissima malformazione congenita dovuta al mancato sviluppo dell'encefalo e delle ossa del cranio. Insomma, il cervello non sarebbe cresciuto come si deve. Ovviamente i due avevano deciso di amare comunque la bambina, ma non sapevano di preciso cosa fosse l'anencefalia finché il dottore non è arrivato alla parte più brutta del discorso. Sky non sarebbe sopravvissuta. Non avrebbe potuto nemmeno muovere un muscolo o piangere. Sarebbe nata, sì, ma sarebbe anche morta qualche ora dopo. Di solito l'aspettativa di vita è proprio di poche ore dopo il parto. La donna scoppiò in lacrime. Non poteva crederci. Stava tenendo dentro di lei una vita ormai destinata a finire. Non voglio immaginare cosa voglia dire tenere una figlia che non potrai salvare, ma che dovrai comunque far nascere. Per un po' di giorni cadde in una bruttissima depressione. Era triste, ma poi aveva capito di doversi riprendere. Aveva capito di dover lottare per la figlia che invece ce l'avrebbe fatta, che aveva chiamato Kelly. Non poteva mollare. Non era del tutto finita. Anche Kelly avrebbe potuto avere problemi se lei avesse continuato a deprimersi. Insomma, durante un'intervista disse: «Eravamo entrambi devastati. Sapere di avere una bambina a cui avremmo dovuto dire addio era dura. Nella vita di tutti i giorni quasi nessuno lo sapeva, continuavamo a parlare di Kelly e Sky allo stesso modo, e abbiamo anche chiesto ai nostri amici e parenti di non fare alcuna festa, non ci sembrava corretto. L'unica cosa a cui pensavamo era il giorno del parto. Questo giorno comunque alla fine arrivò. A 8 mesi dalla gravidanza, quindi un mese prima, a causa di problemi, dovettero tirare fuori le bambine con il cesareo. Kelly era stata subito portata a fare dei controlli, mentre Sky era rimasta con i genitori. I tre furono velocemente trasferiti in una stanza speciale, creata per dare tranquillità ai genitori che stavano per perdere i neonati, o che li avevano già persi. Ci fu un silenzio totale. Lewis e Millie non riuscivano ancora a piangere. Guardavano la bambina, tenendola in braccio. Sorridevano e speravano quel momento durasse all'infinito. Oltre ogni pronostico, però, Sky cominciò a muovere le dita e piangere. Per poco, circa 5 minuti. Questo li rese davvero felici. Alla fine, dopo circa 2 ore, la portarono vicino a sua sorella Kelly, che stava dormendo. Fecero una foto di loro due insieme. Poi Sky chiuse gli occhi, per sempre. Dopo un paio di giorni, Millie Smith ebbe il discorso che avevo citato all'inizio. Nessuna delle famiglie all'ospedale sapeva ciò che era successo a Millie e Lewis. Decisero così di creare uno sticker che permettesse di capire chi aveva perso il proprio piccolo. Nacque quindi una farfalla viola, che appunto impediva alle persone di fare discorsi inappropriati. Se c'era una farfalla viola voleva dire che quella famiglia aveva perso il proprio bambino, oppure uno dei due che dovevano nascere.
Decisero anche di aprire la Fondazione Sky, un'organizzazione benefica che si occupa di aiutare i genitori nella loro stessa situazione. Hanno portato avanti la questione della farfalla viola anche in altri ospedali che hanno accettato volentieri di utilizzare questo semplice sticker senza pensarci due volte. Come avete visto, a volte un disegno vale più di mille parole. La storia di questi genitori è stata molto triste di sicuro. Non sono gli unici nel mondo, tanti altri hanno avuto tragedie del genere e forse avranno. Se un metodo così venisse usato anche nei nostri ospedali in Italia sarebbe di sicuro una gran cosa. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.